15 aprile 1985, il ring è quello del Caesar Palace di Las Vegas, l'arbitro è Richard Steele, Marvin Hagler difende il titolo dei pesi medi unificato WBC, WBA, IBF contro Thomas Hearns. Al momento della sfida Marvin Hagler ha 30 anni e 11 mesi, 60 vittorie, 50 delle quali per knockout, 2 sconfitte, 2 pari. Thomas Hearns ha 27 anni, 40 vittorie, 34 prima del limite ed una sola sconfitta contro Ray Sugar Leonard per il campionato del mondo dei pesi welter. Prima di arrivare a questa sfida Thomas Hearns ha vinto sia il mondiale dei pesi welter che quello dei super welter. Marvin Hagler ha cambiato nome e si è scritto l'anagrafe con il suo soprannome, adesso è Marvin Marvelous Hagler. Campionato del mondo, pesi medi. Marvin Hagler difende per l'undicesima volta il suo titolo mondiale contro Thomas Hearns. È la prima ripresa, l'arbitro è Richard Steele, il ring è quello del Caesar Palace di Las Vegas. Hearns prova a sfruttare il suo maggiore allungo, lo tocca alla figura subito Hagler e poi col gancio destro preciso al volto Hagler replica subito Hearns con 2 colpi al corpo ed un gancio destro al volto, prova il montante Hearns, è un match senza preliminari, si comincia subito la battaglia, l'unico intento dei due è buttar giù dal ring il rivale, non c'è un grande rispetto fra Hagler ed Hearns. Gancio sinistro di Hagler a segno, ancora il destro di Hagler, replica Hearns. È una sfida selvaggia come i vecchi tempi del pugilato quando sul ring c'era Ray Sugar Robinson, Jack LaMotta, Carmen Basilio, Rocky Graziano. Sono i tempi eroici della boxe e questo campionato del mondo dei pesi medi ci riporta indietro nel tempo. Tocca subito col diretto destro Thomas Hearns, ancora col sinistro, lo mette sotto pressione Hagler, Hearns fa valere il suo allungo superiore, tiene a distanza Hagler ma la pressione del meraviglioso è continua, non c'è un attimo di sosta, tocca la figura Marvin Hagler, prova col montante destro Hearns, ancora il destro, il jab destro del mancino Hagler che va a segno. Si appoggia sulle corde Thomas Hearns, prova col gancio destro, va a segno anche lui. Ancora il destro di Hearns a centrare la mascella di Hagler, adesso è Hagler che porta una serie alla figura. Gancio sinistro di Hagler a segno. Ancora il sinistro di Hagler e il destro di Hearns, si incrociano i colpi dei due sfidanti, tocca ancora col gancio destro Hearns, sono colpi potenti quelli messi a segno dal pugile di Detroit. Grandissima prima ripresa, Hagler tocca ancora la figura, Hearns prova col montante destro che va a colpire il mento di Marvin Hagler, il meraviglioso si difende molto bene, tocca ancora Hearns 2 volte al volto, Hagler continua il suo lavoro incessante alla figura, poi alza il bersaglio e col gancio destro centra Hearns che reagisce, Thomas Hearns, adesso però è un destro di Hagler a scuotere, è sembrato per un attimo incerto sulle gambe Thomas Hearns che si riprende immediatamente e continua con i suoi colpi lunghi a tenere in soggezione Hagler, si conclude un grandissimo primo round del campionato del mondo dei pesi medi. L'ultima sconfitta di Marvin Hagler datata 1976, sono 9 anni che dunque non perde il meraviglioso, hanno disputato un primo round eccezionale Marvin Hagler e Thomas Hearns senza un attimo di tregua, grandi scambi, tutti colpi puliti, tutti colpi pesanti che avrebbero distrutto qualsiasi peso medio degli ultimi anni, ma loro due sono rimasti in piedi, hanno continuato a scambiarsi
colpi con una cattiveria, una ferocia ed una grinta incredibili. Secondo round del mondiale dei pesi medi, Thomas Stearns contro Marvin Hagler. Stearns ha uno strano modo di stare sul lingue, sembra sempre che sia incerto sulle gambe, la sua grande altezza, la sua statura a consigliarlo a boxare in quella maniera, tiene alla distanza Hagler, deve tenerlo lontano perché quando si avvicina il meraviglioso scaglia delle botte terribili che mettono in difficoltà qualsiasi rivale, lo sa benissimo Thomas Stearns. Ancora il destro di Hearns in gancio ad andare a segno, subito rende il conto Marvin Hagler. Tocca ancora col diretto destro Hagler. Hagler deve fare quasi un balzo in avanti per andare a segno. Hearns è più alto di lui di una decina di centimetri e fa valere tutta questa sua supremazia fisica, tenendo a distanza con le sue lunghe braccia Hagler. Hagler paga pegno quando deve avvicinarsi, è un pegno pesante perché i colpi di Hearns fanno decisamente male, ha vinto 34 volte su 41 match prima del limite, ma anche i pugni del meraviglioso sono pesanti. Ha un taglio Marvin Hagler al centro fra le due arcate sopraccigliari, più spostato sulla parte destra. Richard Stillington viene a dividere i due. Anche questo secondo round si sta svolgendo su ritmi alti, non ci sono momenti di pausa, i colpi che i due si scambiano sono di una violenza inaudita. È una vera e propria guerra quella che Marvin Hagler e Thomas Hearns stanno combattendo sul ring del Caesar Palace di Las Vegas. Tre volte col gancio sinistro a segno Hagler, tocca col montante Hearns, ma Hagler lo tocca prima col destro e poi col sinistro in gancio e poi ancora col destro. Si intensifica l'azione del meraviglioso che sanguina sempre più copiosamente. Evidentemente il sapore del sangue ha fatto capire Hagler che deve stringere i tempi. C'è il pericolo di una ferita sulla decisione di questa sfida. Si chiude anche la seconda ripresa. Lo guarda con uno sguardo ironico Thomas Hearns. Sono due round in cui i due rivali hanno dato il massimo delle proprie possibilità, un dispendio di energie fisiche incredibile. L'angolo di Hagler prova a riparare i danni della ferita. Emanuel Stewart parla al suo pupillo Thomas Hearns. Un attimo di pausa, un attimo per riprendere respiro. Campionato del mondo dei pesi medi, terzo round. Marvin Hagler difende il titolo per l'undicesima volta e lo difende contro Thomas Hearns, terza ripresa. Dopo due entusiasmanti primi round vedremo come si svolgerà questa terza ripresa, in cui Marvin Hagler parte con l'handicap di una ferita, tocca col gancio destro Marvin Hagler, va a vuoto il secondo colpo. Hearns continua a ballare attorno a Marvin Hagler e a tenerlo lontano per quanto può, sia col jab sinistro sia con una combinazione sinistro diretto destro. Don't hold him, don't hold him.
chiude Hagler, chiude all'angolo Ernst, lo tocca due volte alla figura, interviene Richard Steele e Thomas Ernst alle gare. Interviene ancora Richard Steele, sospende momentaneamente il match e porta Marvin Hagler dal medico. È un momento critico di questa sfida, il taglio sulla fronte di Marvin Hagler è brutto, si riprende, tocca ancora col gancio sinistro due volte Ernst, è stato toccato duramente al volto Marvin Hagler, ma risponde, ha toccato a sua volta con il destro Ernst. Ernst continua ancora a danzare attorno al ring, la sua mobilità di gambe è intatta, è sempre pronto a venire via dai colpi di Marvin Hagler. Destro di Hagler, il destro di Hagler squadra Ernst e ancora il destro di Hagler, si affloscia sul ring Thomas Ernst, un'azione fantastica di Marvin Hagler, il primo destro ha scosso Thomas Ernst che è indietreggiato traballando sulle gambe, si è appoggiato le corde, lo ha raggiunto Marvin Hagler ed è stata un'autentica esecuzione, l'ultimo destro di Hagler ha mandato Thomas Ernst al tappeto, Ernst è caduto, si è afflosciato sul tappeto lentamente e non è stato più in grado di riprendere il match. Marvin Hagler ha vinto un incontro fantastico, un campionato del mondo ad altissimo livello, uno dei match più belli a cui io abbia assistito, ma credo che qualsiasi appassionato di box non possa non essersi entusiasmato davanti a questa incredibile sfida tra Thomas Ernst e Marvin Hagler. Marvin Hagler ha così difeso vittoriosamente per l'undicesima volta il titolo mondiale dei pesi medi, ha distrutto la resistenza di Thomas Ernst, preoccupato per un taglio, una brutta ferita fra l'arcata sopraccigliare destra e l'inizio dell'arcata sopraccigliare sinistra, Marvin Hagler ha stretto i tempi, ha toccato duro Thomas Ernst con un destro, lo ha fatto traballare sulle gambe, Ernst ha provato a fuggire, si è appoggiato alle corde, lo ha raggiunto, implacabile, Marvin Hagler lo ha finito con un destro devastante. Rivediamo l'azione finale. Questo è il destro che ha fatto traballare Ernst, Ernst scappa verso le corde, prova a fuggire ma Hagler lo raggiunge, ancora un destro e poi il destro che chiude definitivamente il conto. Marvin Hagler batte Thomas Ernst per KO tecnico alla terza ripresa sul ring del Caesar Palace di Las Vegas, è il 15 aprile del 1985 e Marvin Hagler ha difeso per l'undicesima volta il suo titolo mondiale dei pesi medi unificato.